Allora, hai finito di rubarmi i like ai video. Ormai tutti chiedono di te, pezzo di merda, adesso non fai più lo sbruffone, non fai più lo sbruffone, pezzo di merda, ti ammazzo! No, in realtà non gli faccio niente, ragazzi, non preoccupatevi, eh. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale, amici miei! Il cuscino è lì, è sano e salvo, non preoccupatevi, tranquilli, non gli faccio nulla, almeno per adesso. Amici miei, oggi siamo qui per vedere un deck molto molto interessante. Anzi, in realtà il deck già lo conoscete perché è il Tempo Rogue. Però, io ragazzi miei, sapete che odio vedere delle carte che però non vengono utilizzate, quindi cerco sempre di variare. Infatti ragazzi, il deck di oggi è un Tempo Rogue col suo interno Sonia. Sonia ragazzi miei è una carta passata veramente in sordina che secondo me merita, merita, merita davvero tanto. È una carta ragazzi nel quale value è determinata tutto da come riusciamo a costruire la nostra board. Una volta ragazzi che chiaramente la board viene costruita in modo interessante, noi andiamo a sacrificare tutto, ricicliamo tutto come la plastica, la carta, il vetro e giustamente ci tornano i battle cry 10 volte più incazzate di prima. Nelle partite ragazzi ve lo faccio vedere, vi faccio vedere penso 3 partite perché ne ho registrate parecchie. Chiaramente ragazzi miei vi faccio vedere le partite dove Sonia effettivamente funziona molto molto bene. Quindi ragazzi miei, se avete la carta o comunque se vi siete interessati, chiaramente provatelo perché ne vale la pena. E qua arriverà lo stronzo di turno che dice: ma Polly, tu proponi un deck che fra una settimana lo nerfano? Amico mio, appunto, no, nel senso, visto che fra una settimana lo nerfano e se tanto te lo crafti praticamente ti ridanno indietro le dust, per quale cazzo di motivo mi rompi i coglioni che se tu te lo crafti poi te lo decrafti e amico mio torni con le dust di prima? Io non cambio un cazzo, non capisco i problemi delle persone. Chiaramente non craftatevi Sonia apposta, però Sonia è un'ottima carta for fun che secondo me può dire la sua anche in competitivo. Io ragazzi miei quindi vi lascio direttamente al game, vi ringrazio ovviamente perché non è che vi chiedo like. Cioè, io so che avete visto il cuscino, quindi ce ne saranno più del solito. Ora, se ci sono più like del solito, ve le ficco nell'ano, capito? Perché non è possibile che ogni volta che c'è quel cuscino di merda, io vengo, passo in secondo piano, capito? Io mi impegno per questo canale, mannaggia a voi! No, seriamente, ragazzi, grazie a tutti per i like tattici. Vi ricordo nuovamente che ho aperto una pagina Instagram, trovate tutto in descrizione. Mi chiamo poli.hs, ci sono le mie foto nudo, no, però c'è le mie foto dei tatuaggi, dei gatti, di mia morosa. Non fatevi i cazzi miei, per favore, ragazzi. Io ve lo lascio, ma non fatevi troppi i cazzi miei. Vi lascio quindi, ragazzi, al video. Buonissima visione, ragazzi miei, e in maniera molto ergonomica, vi dico, andiamo! Allora, signori miei, primo game, siamo contro chiaramente un carissimo Tempo Mage, spero almeno perché contro Tempo Mage ce la caviamo molto bene. Ragazzi, ne approfitto per dirvi due cose importanti. La prima è che io lo so che mi vedete ancora là in caldo, uno dice: ma poi tu porti i deck, li spacci per serie. Chi è che mi scrive? Che mi sta scrivendo su Facebook? Li spacci per serie e dopodiché li provi a rank bassi, però porco il faccia di merda che non sei altro. Beh, ragazzi miei, io ci ho provato a rankare, giuro, ho provato per ben 7 minuti, se non sbaglio, a rankare, 8 forse, ho giocato una partita con Spiteful Priest e l'ho persa, mi è passata la voglia, ho detto torno a giocare a Ratchet & Clank, ho detto beh, è molto meglio, no? Su PS Vita, Ratchet & Clank, gli altri li ho già giocati, quindi mi recupero un po' la trilogia anche se l'avevo già giocata anche al tempo. Seconda cosa che devo dire è che, raga, io vi ringrazio davvero tanto per il supporto che mi state dando su Instagram. Cioè, su Instagram ci sono tipo arrivate un madonna di persone. Vi ringrazio a tutti, ragazzi. E chiaramente vi metterò il link qui da qualche parte. Ding, 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 ding. Mi piace mettere il suonino del ting a me. E quindi niente, ragazzi. Grazie mille a tutti quelli che chiaramente mi vanno a supportare. Ora, perché ci sono le mie foto che accarezzo i gatti e dei miei tatuaggi? Solo per questo motivo. La gente si vuole fare i cazzi miei per forza. Quindi fa questo genere di cose. Allora, noi giochiamo Chelesetto. E dopodiché andiamo tranquillamente per Chiarface. Ora, qua ragazzi, il dream, the dream, sarebbe che non ammazzi Gelset. Sarebbe che lui facesse coin segreto e picchia Face. È chiaro, ragazzi, che questo non può accadere. La Madonna può accadere. E la Madonna accade il dream. Accade? È accaduto, regà. È accaduto davvero. Allora, noi andiamo a giocarci una Sonia danza ombre. Andiamo ad attacca qui e andiamo ad attacca qua. E uno magari può dire, no? Uno magari può dire: ma poi, ma è sbagliata sto giocando. Ma a me non me ne frega un cazzo, amico mio, ti devo far vedere la potenza di Sonia. Guarda qua, Sonia è uguale a un cuore. Cioè, Sonia ha delle valvole cardiovascolari. No, seriamente, qua ci sta tutta la value di Sonia. Lui giustamente va a coin segreto. Coin segreto, ok, quindi noi giochiamo Kaleset number 2, senza lo Shadow Step, attenzione. E però, anzi, in realtà... Oh, Madonna, che forte corridor, Cristo. Allora, in realtà, ragazzi, io farei fiammella elementale. Così se mi esplodono mi prendo 4 danni. Non esplode. Molto particolare che non esploda. Molto, molto particolare che non esploda. Mi aspettavo un explosive runes. Qua io lui lo vorrei uccidere, in realtà. Però c'è da dire che a 5 mana non c'è niente di troppo forte. Oddio, signore, aspetta un attimo. Pensiamoci un attimo. No, facciamo il 6-7 qua, vaffanculo. Vai 6-7 qua. Diciamo che le swingate del Manowir me le posso permettere.
Il resto eviterei. Comunque, ragazzi, questa Sonia ci ha dato, a parte la lucciola in 2x, perché giustamente ci evoca poi la lucciola più la 1-2, anche un altro Kaleset. Quindi una Sonia veramente, veramente interessante. Questa è veramente interessante in early game, vista subito così, primo game, proprio sbazzicante e brillante. Mi piace un casino, ragazzi, far vedere queste cose. Allora, non abbiamo nessun tipo di Shadow Step, il che è chiaramente male, ma non possiamo avere di tutto. Andiamo a giocare chiaramente il nostro caro amico Kaleset. Qua tradiamo tutta la board e ci giocheremo poi subito il caro orrore dei cunicoli. Quindi questo va qua, chiaramente. Questo va ovviamente qua. E questo va ovviamente qua. Il corridor va a costarmi un manetto. Andiamo a giocarci anche la lucciola. Oddio. Giochiamo la lucciola. Non saprei. No, 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 no. La teniamo per dopo. Ci facciamo una bella arma e picchiamo face. Tanto siamo contro a tempo mage. Quindi i danni ce li possiamo tranquillamente prendere. Quando li possiamo fare, facciamoli. Lui probabilmente qui mi vuole fare ping su Kaleset per paura che io abbia un altro coso. No, non lo fa. Non lo fa. Non lo fa. Mi fa una fireball arrogantissima. Perché in realtà va bene lo stesso. Ok, scavo incatenato 4-5. Secondo me non è per niente male come top deck. Tutto merito della cara amica Sonia. Grazie, carissima. Quanto le voglio bene, ma io la amo. Tenga, le do un euro, vedete, se questo è un euro, le do un euro tutto per lei, signora. Dopo glielo mando in posta prioritaria. Comunque sia, ragazzi, allora adesso lui c'ha una madonna di carte in mano, c'ha 5 cartelle in mano, quindi non è ancora finita, e siamo messi in un ottimo spot, per carità. 2-4-5 contro mage con taunt sono veramente fastidiosi. Io spero realmente che anche questo turno mi faccia il ping su Kaleset, perché se vado a pescare uno Shadow Step è arrogantissima sta cosa. Coin, cazzo, no, la coin. No, la coin, no, no, la coin, no. Ok, la vilpianta la devo assolutamente, la vilerba la devo assolutamente tenere per quando vado chiaramente a fare in culo. No, quando vado a fare la vilerba, lui giocherà il Firelands Portal, io voglio proccare assolutamente, uccidere su 5 mana con la vilerba. Quindi questo trada, anche se siamo sotto Frostbolt, però lo faccio tradare il stesso. Hero Power e passiamo. Un top deck fenomenale sarebbe l'Elven Minstrel, chiamato anche Achille Daspore da chi sapete voi, dal carissimo Atrix, ciao amico mio, se stai guardando. E anche la, ok, siete molto forte, mannaggia a te, mannaggia. Che cazzo gioca Kabbalist Tom? Ma che cazzo ta fa, amico mio? Ma un ping, non lo fai mai. Se no, anche ragazzi, Shadow Step, come vi dicevo poco fa, per buffare parecchio la cosa, ok. Minchia, amico mio, non hai trovato nemmeno male. Oh, anche un Boromir, non è che mi faccia schifo, Un Boromir proprio tattico, di arroganza. Andiamo di fiammella, chiaramente, per permetterci l'Explosive Runes che esplodano. Grande amico mio, la amo. Io la amo. Io la amo a lei. Cioè, non è che io amo lei. Io la a lei la amo, capito? Baffiamo il chelesetto? Sì. Lo baffiamo così lo teniamo lontani da eventuali esplosioni runiche. No, è presente, no. Quelle cose che succedono a caso quando usi Kabbalist Tome. Picchiamo face e passiamo il turno. Molto bene, raga, molto molto bene. Adesso chiaramente penso che si possa definire più verso la fine la partita, a meno che le due spell rinvenute da Kabbalist Tome non siano molto molto grosse. Un altro remove. Ah, pescato il Finance Bot, proprio di top deck schifoso, vergognoso. Anch'io ho top deck fin adesso, quindi devo star zitto. Però che vergogna, amico mio. Possiamo ucciderglielo? Sì. Ma vogliamo ucciderlo? Non lo so. Qua potremmo fare, ragazzi, 10, 17, 18 danni con l'Heroi. 18 danni con l'Heroi che però non li voglio fare. Piuttosto potrei fare coin per procare la cosa, esatto. Per procare la cosa, vilerba qui. E dopodiché, andiamo in all-in, ragazzi. È proprio all-in schifoso questo, è un all-in imbarazzantissimo. Guardate che razza di board. Merito, ve lo ricordo, di Sonia, che ci ha buffato di +1/+1 e ci ha garantito 2 token in più. Niente male per mettere board, chiaramente, specialmente contro Mage. Molto molto buona questa partita, perché vi fa veramente capire che con Sonia non è che ci fai solo le super fanta combo di arroganza, proprio che la giochi e devi per forza farci di tutto. Basta veramente avere quel gradino in più quando la giochi, di avere un minion che ci muore con un battlecry importante, che sia Boromir, vilerba, eccetera, e vi aiuta veramente per tutta la partita. Andiamo. Ok, signori miei, subito dopo, in realtà ne sto registrando una madonna, ragazzi, di partite adesso. Infatti ne ho appena vinta un'altra contro, che cazzo era questo? Era un Jade Druid, però non ho trovato Sonia, quindi l'ho cancellata. Ora non so quale partita siamo, in realtà ho perso il conto, però ragazzi miei, spererei in realtà di trovarla sta cazzo di Sonia, almeno un'altra volta, da farvi vedere un'altra partita. Brava, carissima, brava, bravissima. Ora, da Michelesit abbiamo fatto filotto, dai. Da Michelesit, dai, come la prima, dai. Kaleset, dai, a posto. Ma vaffanculo, dai, Kaleset. Allora, ok, lucciola di fuoco, va benissimo, va benissimo. Allora, il fatto che siamo contro Hunter, il fatto che abbiamo backstab e partiamo di lucciola e in mano abbiamo corridor, è già vinta. È già, io ve la butto qua, io ve la butto, è già vinta. Ora, lui va di segreto, perché è uno spell hunter, vero che sei uno spell hunter? T'ho visto, amico mio, t'ho sgamato, ti chiami Snusnu.
Che cazzo vuoi giocare se non Snusnu? Cioè, Snusnu è per forza Spellhunter, no? È matematico che è Spellhunter. Allora, qua facciamo, ragazzi, chiaramente coin, quella nostra, perché sennò misplayo. Dopo la gente mi dice che misplayo e fa bene. E poi pugnaliamo. Ora, questa giocata però è veramente sotto al culacca. Che lui gioca, ok? Perché lo gioca. La mia speranza, ragazzi, è che non lo giochi adesso. Ok, che non ce l'ha nella mano iniziale, va bene? Lui ce l'ha nella mano iniziale, va benissimo, ok. Me la sono cercata perché l'ho detto, quindi ripeto, quando me la cerco, ragazzi, sono il primo a dirlo. Allora, Sonia sarà forte, ma chissà fra quanto a questo proposito. Allora, questo va tradato, questo va tradato, questo va tradato. Lui mi costa 3 e non è abbastanza, purtroppo, quindi passiamo il turno. Lui mi traderà un 1-2, non credo, probabilmente va faccia qua. Probabilmente va faccia. Il bello, ragazzi, che abbiamo è la Vilerba, che se lui se lo adatta adesso, se lui se lo adatta e mi va faccia, fa un gran bel, fa una gran bella cosa per lui e per noi anche di più. Dagli il 4-4. Bravo, amico mio, molto bene. Allora, quindi cosa facciamo noi? Cosa facciamo noi? Molto dico cosa facciamo noi. Noi facciamo coin, ok? E facciamo la Vilerba su questo, giustamente, no? Che frega, uno dice dopo non la fai. Dopodiché picchiamo face. Ora, ragazzi miei, loro non li trado, se no lui è forzato a fare il trade e non lo voglio che lo faccia. E con Sonia possiamo fare, ragazzi, il prossimo turno, smaccare la pianta su qualcosa di magari con 4 d'attacco. Magari se adesso trova... Ok, mi smorca la pianta, dimmi di no. Dimmi di no, amico mio, baffatela, dai, baffatela, vammi faccia. Ma vai faccia di cattiveria, devi andare faccia, amico mio. Devi non avere, non devi avere pensieri quando vai faccia, hai capito? Non devi proprio pensare. Bravo così, bravissimo. Allora, questo va qua, chiaramente, questo ci va dentro tutta la vita, questo ci va dentro tutta la vita, ci torna in mano la piantina, lui ci muore, ci torna in mano pure lui, giochiamo la Vilerba, esplode il Razormow, giochiamo la Fiammella, giochiamo Orrore dei Cunicoli e passiamo il turno. E che cazzo vuol dire questo turno, cioè, amico mio? Vedi la potenza del riciclo? Vedi, tutti dicono, ma è differenziata? Il vetro va nella carta? No! Amico mio, tutto va dentro Sonia, è un bidone unico, tu butti tutto lì e sei a posto. Poi lui peraltro non l'hai capito, amico mio, non l'hai ancora capito come funziona. Mi deve ammazzare lei, la Sonia adesso te lo esplodo. Vabbè, non ho capito un cazzo. Ci sta, beh, i pochi vedono Sonia, i pochi capiscono l'utilità vera e propria. Poi peraltro, esatto, non proprio quello che volevo. Allora, amico mio, direi di sì, cazzo, io l'avevo detto che Sonia è forte, mannaggia Cristo. Io, ragazzi, me la rischio e provo a farvene stare dentro un'altra, perché non so quanto stanno durando le partite. Sicuramente quella di poco fa ha durato poco, perché l'abbiamo massacrato con Sonia. Siamo in mirror match questa volta, quindi potrebbe essere molto interessante, ragazzi, molto interessante. Io vi dico solo che ho un sogno, e il sogno è pescare questa carta. È un sogno che è andato un po' a puttane, però è un sogno che potrebbe ancora rivelarsi vincitore. Perché, ragazzi miei, se noi peschiamo il Kellis nei prossimi turni, con Sonia, se mi pesco pure un backstab, la partita è chiusa. Cioè, la partita è istantaneamente chiusa. Io ci credo, raga. Dico solo che ci credo. Perché, ragazzi, sarebbe qualcosa di inverosimile. Cioè, sarebbe la definizione eterna di avere la mano perfetta. Perché questo si tratterebbe di essere una mano perfetta. Dammi Kaleset, dammi Kaleset, ti prego, amico, dammi cazzo di Kaleset. Ti prego, fammelo vedere Kaleset. Se mi fai vedere Kaleset adesso, io vengo. Vengo, per citare il caro amico Crua 89. Giuro, qua vengo. Amico mio, intanto devi passare, prima di tutto, perché se non passi io non so se pesco Kaleset, ah, ok. Mi vuoi tradare la Fiammella? Ci sta, non è malvagia come giocata. Niente Kaleset. Puttana troia, peccatino questo. Allora, andiamo di Fiammella, passiamo ancora il turno, ragazzi. La faccio ancora passiva, perché il prossimo turno faccio coin e menestrello, che mi aumenta le possibilità di pescare Kaleset, ok? Specialmente se adesso vado a pescare un minion, ok? Lui mi gioca il menestrello, anche lui, anch'esso mi gioca il menestrello. Mi sembra normale, mi sembra molto giusto. Ora, la mia speranza è che uno di questi minion non sia il Patches, ok? Perché lì allora lì si bestemmia, lì si bestemmia. Non darmi il patches, non mi ha dato neanche il Bonimir, sì, neanche il Kaleset però. Questo va bene perché tolgo il patches, raga. Io veramente ho un sogno che è imbarazzante in questo momento, in questa mano, eh. Attenzione, allora, non importa. Allora, come funziona adesso? Che lui mi trada il 3-2 con SI7, perché è normale che se avessi il drop a 1. Patches ce l'ha in mano, il perdente. Amico mio, mi dispiace per lei che ha patches in mano. Qua però può fare buona bella cosa con patches. Lo gioca, Hero Power trada il 3-2 e dopodiché l'1-2 trada chiaramente... il 3-2, scusate, trada l'1-2. Così io devo usare l'Hero Power per ucciderglielo. E ci sta, in realtà, non è nemmeno sbagliata, esatto. Lui fa esattamente la giocata che avevamo predetto. Ok, abbiamo pescato Kaleset. La gola quando è arsa, no? La gola arsa, amico mio. Allora, Kalesettiamolo. Io lo Kalesetto.
lo Shadow Steppo, ok? Shadow Steppo il chelesetto, lo gioco, lo Shadow Steppo, ok? Lo Shadow Steppo, lo vedi che sto questo, lo Shadow, lo rigioco. Attenzione ragazzi, qua, lo vorrei giocare ma dopo avergli ucciso, pulito la board. Quindi ragazzi miei, adesso faccio, facciamo i birbanti, facciamo la greedy. Allora, io adesso trado il 3-1, ok? In questo modo, ragazzi miei, Kelesetta è ancora, Patches è ancora nel deck, mi auguro ci rimanga, giusto un altro turno, amico mio, dopodiché sfodero la sua potenza immane di cattiveria baffata. Se, ragazzi, mi rimane giù Kelesetta il prossimo turno, il che in realtà è probabile, dato che lui... No, Dio Cristiano Ronaldo, sei un maledetto figlio di Troia, però, amico mio. Ti devono cadere le palle e rimbalzarti nel culo. Allora, tradiamo il piratino. Tradiamo il pirata... Allora, pirata va tradato, assolutamente. Pirata va tradato. Dopodiché gioco il Kelesetta, chiaramente. Il Kelesetta, dopodiché gioco il menestrello. Ok? Il menestrello, gli faccio capire che io misplayo, perché gli faccio pensare che io in realtà in mano ci abbia il Patches. Dico, no, misplay. Cazzo, abbiamo il minion che mi cago 266. E dopodiché gioco il Patches adesso. O gioco il pirata. No, gioco il pat. No, no, giochiamo il pirata. Giochiamo il pirata adesso, che mi dà value così. Ok, ragazzi, se rimane giù anche solo uno di questi pezzi di board, io sono contento. Perché li mando a morire e Sonia me li ricicla. Cioè, veramente, a parte che qua per fare dei trade efficienti devi avere SI7 e Backstab. E così mi fai board clear, chiaramente. Arachnomante e Shadow... No, 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 Shadow Steppati, no, no, no! Che figlio di... No! Rimane vivo, Kelesetta! Mi alzi in piedi? Fermi tutti! È rimasto vivo, Kelesetta! Fermi tutti! Shh! Devi stare zitto! Sonia... Giusto? Io sogno lui. Oh, non rigioco. Che cazzo è? Tipo il quarto Kelesetta. Gioco questo, Dio caro. Lo Kelesetto, di nuovo, ok? E lo paceso. Questo va pacesato. Minchia, raga, ma quanto ho baffato il deck. Quanto l'ho baffato il deck. Dio caro, cos'è il quarto Kelesetta questo che gioco? Puttana troia, mi pesco la roba enorme. Ok, lui è un Miracles, quindi sarà interessante sta partita. Sarà, mi tiro sulle maniche perché mi sto agitando. Questa che la vinciamo la perdiamo, poco importa. E mi dà un altro Kelesetta. E dammeli questi Kelesetta. Ma dammeli, amico mio, dammeli tutti. Ma me li devi dare tutti, Dio caro. Tutti me li devi dare. Cioè, se io pesco l'Heroi è tipo un 13 d'attacco? Così? A caso? Il South Sea Deckhand è un 7 d'attacco? Puttana troia, raga! Mi sto imbarazzando per lui! Sto registrando da un casino di tempo per cercare queste partite belle e proprio all'ultima la trovo. Mi tocca girare tutto quanto per farvi vedere le partite belle. Ma raga, ma è imbarazzante questa cosa. Ok, lui va di cattiveria comunque, eh. Attenzione, perché qua questa probabilmente la perdo. Ma mi frega poco comunque. Guarda che buoni, mi ricordo. Me ne frega in realtà poco niente che la vada a perdere. Vado a giocare chiaramente lo schiavo. Posso ucciderglielo lui? No. Dio caro, questo è un po' un problema, che non glielo posso uccidere. Quindi andiamo di schiavo incatenato, probabilmente. Allora, schiavo incatenato, dopodiché Kelesetta di nuovo, e dopodiché Bonemerizzo. Bonemerizziamo il tutto, minchia. Per 7 mana questa board non è malvagia, eh. Vi dirò, lui ha pescato tutti gli ambush. Proprio uno dietro quell'altro, così. Va bene, amico mio, va bene. Io ripeto, anche se la perdo me ne frega assolutamente un cazzo. Siamo già in win streak, quindi mi frega, mi interessa, ma in realtà per farvi vedere la potenza di questa carta mi interessa relativamente poco. Tutto questo grazie a Sonia, raga. Tutto questo grazie a Sonia. Minchia, devo farci un episodio di carte di merda su Sonia, non un episodio per il deck in sé. Devo farlo, ok. Questa è una vilerba? No, sap. Sap che lui mi torna in mano non buffato, però, eh. Attenzione, mi torna in mano non buffato secondo sap. Puttana troia, tutti e due ce li avevo in mano. Ok, doppio sap, quindi ci siamo morti probabilmente, no? Siamo morti, l'Heroi, Coldblood, queste cose qui, sono 12 danni, sì dai, ha vinto. Però, regà, però va bene, abbiamo perso, perché lui comunque ci ha avuto quello di merda, perché, amico mio, te lo dico, perché betray l'ha trovata, non importa. Però va bene, no, non siamo morti, siamo a uno, cioè siamo a due. Ma vuoi mettere che adesso vinco io? 8, 9, 10... Niente, 8, 9, 10, basta, 8, 9, 10, non è che fa 10.000, fa 8, 9, 10. 8, 9, 10, potrei fargli 14, 15, purtroppo no, purtroppo non siamo, cioè siamo morti purtroppo, nel senso, potrei fare tipo questi 7, ne posso giocare, possiamo ammazzare, chiaramente l'eroe va ammazzato,
Chiaramente questo va ammazzato perché magari non c'ha ancora il coso in mano, magari non c'ha ancora le viscere in mano, sarebbe il dream che non abbia le viscere in mano, regà, purtroppo, però sono quasi certo che ce l'abbia, dopo che spirchiamo anche la coin, parliamo di pace, è stato un cazzo, ne frega ormai, nel senso abbiamo fatto tutto, lui me ne tratta tre, moriamo di viscere, questo è il discorso, no? E viscere ci passa attraverso, ci uccide tutti, però comunque sì, è stata una bella partita. Una bella partita, ci sta. Nel senso, la Valio di Sonia vi fa veramente vedere la potenza. No, stilettata però, backstep. E me li trada tutti, ma non ha vinto neanche ora, quindi. Non ha vinto neanche ora, io non ho capito perché prima abbia tradato in realtà. Poteva andare face tranquillamente. Cioè, se io pe... Arco Diaz, il tuo è un BM. Sei un grandissimo figlio di una troia. Cioè, i tuoi genitori devono morire nel fuoco, Dio caro. Chi fa queste cose deve bruciare all'inferno. Comunque sia, sono contento lo stesso, ragazzi, per il bellissimo game. Amici miei, l'avete visto? Avete visto la potenza di questa singola carta in questo ultimo game? Nonostante abbiamo perso, ci tengo a farvelo vedere lo stesso. Perché, ragazzi miei, avete detto, avete visto che casino può fare una singola carta, veramente. Davvero, ragazzi miei, io consiglio il crafting semplicemente perché fra una settimana praticamente lo vanno a nerfare. Conseguentemente vi riprendete indietro tutto quanto e quindi ha senso divertirsi questi ultimi tre giorni. Ragazzi miei, davvero, grazie mille se avete supportato il video. Sapete che ci tenevo particolarmente una carta che io apprezzo in realtà abbastanza. Ci credevo veramente, ci avevo dato 5 stelle e le ribadisco perché nonostante non venga giocata è una carta che mi piace davvero tanto. Grazie quindi ragazzi a tutti quelli che hanno guardato il video fino a qua. Tutti quelli che mi supportano, si iscrivono, condividono il video, lo likeano, mi seguono su Instagram, Telegram, Facebook, insomma tutti i social eccetera eccetera. Tantissima roba ragazzi miei, ma soprattutto...